Siamo nell'Inghilterra del X secolo, tra un'invasione e l'altra, mentre l'Europa è incapace di reagire agli assalti degli arabi dal sud, degli ungari da est e dei vichinghi dal nord. Per non dire di Roma, dove la stessa chiesa è ostaggio delle grandi famiglie locali che impongono papi a mano armata e allo stesso tempo li detronizzano o li uccidono. Osvaldo discende da una famiglia di danesi stabilitasi in Inghilterra. Non conosciamo la sua data di nascita, però sappiamo che nel 959 è ordinato sacerdote dopo aver studiato in Francia nell'abbazia benedettina di Fleury, grande centro culturale del tempo. Nel 961, su raccomandazione di Don Dunstano, di cui condivideva gli ideali monastici, viene consacrato vescovo di Worcester e si ritrova a risolvere grossi problemi tra il clero secolare che attraversa una crisi seria dal punto di vista morale e culturale. Egli si impegna a fondo per migliorarne l'educazione e garantire l'osservanza del celibato. La sua caratteristica gentilezza, la sua cortesia e la sua gioiosità lo fanno amare molto anche dal popolo. Nel 964 trasforma il suo capitolo in una comunità monastica, fondando anche dei monasteri, dei quali particolarmente importante è quello di Ramsey. Nominato arcivescovo di York, gli viene concesso di conservare la diocesi di Worcester, essendo egli ormai diventato la figura più importante della rinascita monastica del X secolo, che darà in seguito all'Inghilterra molti vescovi, artisti e centri di studi, e alla Scandinavia molti missionari. Ma ad un certo punto la situazione si capovolge. Nel 978 muore assassinato Edoardo, re degli anglosassoni, e gli succede il fratello Etelredo, che si accanisce contro i monasteri. Si salva però quello di Ramsey, rendendo in parte vana l'opera di Osvaldo. Ma il santo ha formato tra i giovani molti preti degni, e più tardi se ne vedranno i frutti. La morte lo coglie il 28 febbraio del 992, e il suo culto è tuttora vivo a Worcester, dove se ne conservano le spoglie.